Buongiorno a tutti. In questo intervento confuterò quanto portato dal secondo speaker della squadra avversaria. In particolar modo mi focalizzerò sulla confutazione del modello, che a nostro avviso solamente con questo speaker ha preso veramente una forma e ci ha fatto realmente capire quali sono le intenzioni della squadra avversaria. Dopodiché vi illustrerò come quanto quello che loro vogliono implementare non sarebbe affatto efficace, non cambierebbe affatto le cose, anzi non andrebbe a risolvere la situazione di apatia politica che oggi, come da loro affermato, esiste. Vi dimostrerò poi con la mia argomentazione come invece solamente con un moto spontaneo di piazza, come quello che già avviene, i giovani possono provare in qualche modo a cambiare le cose. Infatti inizialmente, quanto esposto dalla prima speaker, era un modello che non chiariva in maniera molto puntuale quali fossero le responsabilità di tale tipo di assemblea. Infatti non era chiaro se esso dovesse svolgere principalmente lo scopo di comunicazione o avesse anche una sorta di base decisionale e deliberativa. Col secondo speaker invece il modello ci è parso molto chiaro. Infatti, anche assimilandolo ai giovani che sono stati consultati da società private come pubblicitari, in pratica, ci è parso di capire che voi ci state proponendo di creare una sorta di nuovo ufficio stampa per gli organi che attualmente sono già preposti alla transizione ecologica. Qui si pone un punto: come possiamo fare ai giovani pubblicitari di politici che già oggi loro ritengono non adeguati, sperando che essi possano cambiare le cose? Prego. Proprio perché una larga fetta della popolazione ritiene i politici inadeguati, non credi che l'informazione dovrebbe essere portata avanti dalla fascia più informata, proprio i giovani? Questo però non ci è stato proposto come una sorta di testata giornalistica indipendente, bensì come l'ufficio comunicativo di questi organi. Quindi questi giovani non potrebbero inventare nulla, semplicemente dovrebbero trasmettere in maniera puntuale, giovane e molto efficace quello che però viene già deliberato, quello che è già deciso da questi politici. Infatti, riprendendo anche il vostro esempio delle società private, esse fanno la pubblicità di quello che le società già creano, già producono. Non vanno a inventarsi i prodotti, almeno nella forma in cui voi ce l'avete illustrato. No, prego. Inoltre, anche sul punto di questa capacità comunicativa, di questa immediatezza comunicativa e di come essa sia il dono più importante di quando si tratta di comunicare dati, noi non siamo d'accordo e vogliamo proprio prendere quello che è stato il punto di scontro, il breve scontro sul nucleare. Infatti, il vostro secondo speaker ha ribattuto al nostro POI affermando che le scorie calano del ben l'80%. Sicuramente tutti noi siamo d'accordo che questo sia un dato elettrizzante, un dato entusiasmante. Personalmente io sarei convinto a votare favorevolmente al nucleare se mi viene portato in questo modo. Però riteniamo che questo modo di fare in comunicazione dei giovani pecchi di tecnicità. Infatti, se andiamo a sviscerare la considerazione più nello specifico, notiamo che degli scienziati, il Comitato Tecnico dell'Unione Europea, quindi persone che hanno dedicato la loro intera vita a studiare nello specifico il problema del nucleare, ha decretato che anche le centrali di quarta generazione non possono essere ritenute sufficientemente sicure e sostenibili per essere definite green. Vediamo quindi una pecca fondamentale: per quanto possano avere capacità comunicative, essi devono essere per forza coadiuvati da dei tecnici. Per questo motivo ci chiediamo: quale può essere il loro reale impatto all'interno di un organo che avrebbe lo scopo di fare la pubblicità, di fare da ufficio stampa a ministeri che già esistono e che sono attualmente gestiti, coordinati e amministrati da politici che loro ritengono inadeguati? Passando al punto sull'apatia, che poi dopo vedrà introdurre la mia argomentazione, vi vogliamo fare presente un evento. Attualmente ci dite che la maggior parte dei giovani sono disinteressati alla politica e al tempo stesso io vi dico che però dai 18 ai 25 anni si può già essere eletti, si può già far parte attivamente della politica. E a questo punto la domanda è: per quale ragione non vogliono entrare in politica? Per quale ragione non vogliono prendersi su di sé il carico di cambiare in prima persona? Beh,
la risposta a nostro avviso è semplice, è che vi è una sfiducia generale verso questa posizione. I giovani non sentono proprio il mondo della politica, non sentono proprio il mondo della politica e ritengono quindi più consone altre forme che hanno dimostrato ottimi risultati, come ora andrò a illustrarvi. Riteniamo dunque che i giovani dovrebbero dedicarsi esclusivamente all'attività di piazza, perché oltre a essere molto più modulabile e calibrabile, anche riprendendo la questione tempo, ci tengo a precisare che le notizie, le informazioni sono quotidiane, sono giornaliere, i telegiornali vengono proiettati più volte al giorno, quindi non capiamo come un organo che si riunisce una volta a settimana possa in maniera concreta informare in maniera soddisfacente, quando le notizie scorrono tutti i giorni. Riteniamo che solo con l'attivismo i giovani potrebbero avere un loro reale spazio, potrebbero avere il modo di dimostrare le loro idee e non quelle di un ministero che non è al passo coi tempi. Come puoi dire che la sensibilizzazione corrente sia sufficiente se abbiamo presentato delle percentuali preoccupanti su quella che è la consapevolezza del problema ambientale nei senior? Ok, voglio chiarire il punto. Non ho detto che quanto viene fatto ora sia sufficiente. Sto dicendo che il mondo della notizia e dell'informazione non si riunisce una volta a settimana. I telegiornali vanno in onda più volte al giorno, così come i giornali vengono stampati più volte al giorno. Perciò riunirsi e pubblicare una volta a settimana vorrebbe dire rimanere mostruosamente indietro rispetto ai media, vorrebbe dire regredire rispetto a quanto viene già fatto, cosa che noi non riteniamo accettabile, quantomeno per avere una speranza di risolvere il problema. Ritornando a quanto stavo argomentando, solamente con un'attività di piazza in cui i giovani possono portare le loro idee, possono creare le loro organizzazioni, le cose potranno cambiare. A tal proposito voglio citarvi i fatti che probabilmente sono noti a tutti, che nel secolo scorso hanno sconvolto quello che è stata la storia del nostro paese. Infatti, mentre la guerra in Vietnam imperversava, erano i giovani che si sono riuniti in piazza, erano i giovani che sono alla fine, con la loro coscienza, hanno potuto portare alla fine l'evento. In Italia sono stati i giovani che, organizzandosi autonomamente, hanno creato le loro assemblee all'interno della scuola. Non gli è stato proposto di fare da mediatori, da comunicatori del Ministero dell'Istruzione. No, non ci sarebbero stati, perché questo non avrebbe cambiato niente. Avrebbero potuto magari servire in un piatto più addolcito, avrebbero potuto dare un gusto diverso, però sembra l'amarissimo piatto di una politica che non è giovane. Invece, scendendo direttamente in piazza, proponendo le loro idee, i giovani possono fare qualcosa di più, possono creare un loro modello per il futuro, e questo è totalmente incompatibile col modello che ci ha supportato dalla squadra pro, che li vedrebbe invece relegati a un ruolo secondario di meri comunicatori di qualcosa deciso sostanzialmente da altri. Perciò riteniamo che, oltre alle loro carenze tecniche che darebbero anche gravi difficoltà a livello comunicativo, i giovani non devono entrare nel mondo della politica con i metodi proposti dalla squadra pro, in quanto un mondo che non appartiene loro e in quanto un mondo che non gli permetterebbe realmente di cambiare le cose esprimendo quelle che sono le loro rivoluzionarie idee. Vi ringrazio tutti e concludo il mio intervento.